Oggi parliamo di malattie, acciacchi e malanni. La parlata dialettale sannicandrese annovera un ricco vocabolario di guai, guai a ciun, entronacul, come si suol dire, delle specie più disparate. Fra quanti non godono di buona salute, sia sul piano mentale che fisico, troviamo il tizio che ha problemi di ciuppia, nel senso che zoppica, di cichia, nel senso che ha problemi alla vista, oppure che sta semplicemente affrevat, aggettivo che sta per affebbrato. Problemi più seri invece li tiene chi sta mputo di ciocca. Uno che sta mputo di ciocca non è tanto, come sembra suggerire l'etimo, una persona che ha perso il senno, bensì ha solo la testa piena di problemi e di preoccupazioni. Mput, o anche amput, deriva da mop. Mop che significa matto, ma la parola mop nel sannicandrese non sta soltanto a identificare una persona che, come dire, ha perso il senno, non sta soltanto a individuare come dire, una persona matta, ma presenta mille sfaccettature, dal significato più o meno originale, diciamo così. Mop significa sì pazzo, ma significa anche mop è un tipo stravagante, un tipo magari un po' troppo originale, proiettato a inseguire imprese impossibili. Quindi è mop, si sente spesso dire, come dire, si è messo in testa di inseguire delle pazzie. Al femminile invece troviamo mopa. Mopa assume anche qui significati di varie sfaccettature. Quella femmina è mopa, quella femmina fa la mopa, può significare che ci troviamo sicuramente di fronte ad una donna matta, ma anche che si tratta di una donna magari semplicemente aperta, estroversa, una che può apparire come una donna facile, che magari sta pure un po' combuata, un po' combucata, come si suol dire, che sono aggettivi che qualificano una persona furente, incavolata, ma anche una persona magari desiderosa di compagnia maschile. Forme particolari di malessere, talvolta addirittura suscettibili in ricovero, in casa di cura, si possono avere quando a qualcuno viene i tirptir. I sono venuti i tirptir, oppure i sono venuti i strism, che sono cioè i nervi, la rabbia incontrollata, le convulsioni nervose. Al top dei casi problematici troviamo senza dubbio la persona quagliata. Quagliata significa letteralmente cagliato, riferito al caciocavallo normalmente. Un cascavad ce ne aiuta tu quaglia, come dire, insomma, si è maturato bene. Ma la parola ha anche il significato di alienato, confuso, andato fuori di testa. È un classico ascoltare la frase di commiserazione che talvolta si rivolge all'indirizzo di un ragazzo, all'indirizzo di qualcuno che magari semplicemente perché invaghitosi di una ragazza oppure perché si è beccato un esaurimento nervoso non è più in possesso di tutte le sue facoltà di discernimento, non è raro poter ascoltare: povero,
povero uaglione, ce ne aiuta tu guaglia, povero ragazzo, come dire, è uscito fuori di testa, sta proprio ruinato. Spostando l'attenzione sulle malattie propriamente intese, nanzi, come si dice, troviamo uciamorie, il comune raffreddore che provoca problemi di respirazione e colature di naso, dal naso. Il termine ciamori, per la verità, era spesso usato non solo per indicare i problemi del cimurro, ma anche per qualificare in maniera negativa, in maniera poco simpatica, una persona. Classico l'invito che capitava di rivolgere ad una bella ragazza nel caso magari si fosse innamorata, si fosse messa con un ragazzo insomma non proprio bello, non proprio come dire simpatico, magari anche un po' bruttino, diciamo che non proprio un bello aglione, come si dice. E per cui la frase "a chi spetta andare alla SAI a Duciamorie", come dire, cosa aspetti a lasciare quella mezza cartuccia, insomma quel ragazzo poco adatto a te. Un'altra malattia classica sannicandrese, diciamo così, sannicandrese, la malattia appartiene al genere delle malattie, però in sannicandrese troviamo ugliarone, letteralmente l'orzaiolo, che è invece, come dire, uno di quei guaiacciuni, come si dice, che nella letteratura popolare veniva affibbiata alle persone che raccontavano bugie. O mazzi quanto si buciarda, o ugliarone da sci, è un modo di dire, diciamo, tipico, che, di rivolgersi a persone che insomma non dicono la verità. Ritornando a uciamorie, è da dire che se non curato può sfociare in una malattia più seria, insomma, cosiddetta pendura. La pendura potrebbe essere assimilato, che so, alla tubercolosi, insomma, ha preso o l'influenza o ha preso la vera e propria tubercolosi. Al top dei mali estremi che possono colpire una persona, troviamo due accidenti veri e propri, utoc e ustranghiglione. Lemmenuto utoc, che significa lemmenuto utoc? Significa che gli è venuto un infarto praticamente. La parola utoc sta anche per sorteggio nel dialetto sannicandrese. Iettama toc significa vediamo a chi tocca, mediante la menata, diciamo, con la mano, buttando giù alcune dita. Ma in questo caso utoc noi lo trattiamo appunto come un malanno estremo. Nemmeno utoc significa sostanzialmente che gli è venuto un infarto, insomma, o un ictus, e in pratica la destinazione molto spesso di chi è venuto utoc, altro che sorteggio, significa recarsi, come si suol dire, all'albero pezzuto, in pratica il cimitero. Ustranghiglione invece, lo stranguglione, è una sorta di tonsillite, di parotite, una malattia infettiva acuta che normalmente colpisce il cavallo, lo stranguglione. Il sostantivo però indica anche un senso di soffocamento, magari per aver ingerito un boccone troppo grosso, lo mangiano troppo in fretta, non fare il boccone troppo grande, se no rischi che deve ustranghiglione. È una parola che si sente dire spesso dalle nostre nonne. Te pozze ne manino, ustranghiglione invece è anche un augurio, insomma, un augurio, diciamo un anatema, è un modo di augurare a qualcuno che non ci è proprio simpatico, che non ci piace molto, che gli possa venire un accidente. Te pozze ne manino, ustranghiglione in definitiva è qualcosa di malevolo,
qualcosa che non si deve augurare a nessuno. Se proprio c'è qualcuno che ci è antipatico, possiamo limitarci, come dire, all'augurio. Ti posso una manina sciolta, magari ti posso una manina sciolta mentre ti trovi in macchina al centro di un incrocio a Roma. Ecco, sicuramente è un augurio poco simpatico per una persona antipatica, però insomma, augurare a qualcuno ti posso una manina, uno stranghiglione, non è proprio da augurare a nessuno.